Una notizia a cui non è stato dato il seguito che meritava, forse perché qualcuno pensava che i fatti si sarebbero svolti diversamente, è quella sulla presunta rivolta della polizia in Ecuador. Una notizia da poco? Mica tanto, perché si è trattato di un vero e proprio colpo di Stato ad opera di non tanto di ignoti, basta pensarci un momento e si capisce chi poteva esserci dietro questo tentativo di golpe, contro il governo legittimo, eletto democraticamente, a larghissima maggioranza di voti rispetto all'opposizione e al suo presidente Rafael Correa. Il golpe non è andato a buon fine rispetto alle speranze dei golpisti, perché la popolazione si è riversata immediatamente in piazza, per le strade, mostrando di dar tutto il sostegno possibile al governo che si era data e principalmente al presidente Rafael Correa, il quale, e questa è la seconda ragione dello sventato colpo di Stato, ha mostrato grande coraggio quando di fronte a coloro che lo arrestavano ha detto: "Siete qui per ammazzarmi? Fate pure." Purtroppo non andò così in Cile a suo tempo, quando un altro presidente coraggioso, Salvador Allende, ci rimise la vita col mitra a mano. E che l'orticello di casa del Sud America non è più così docile, disperato e affamato. Finalmente i popoli ne hanno impiegato del tempo, ma finalmente hanno capito da che parte stare, a chi dare sostegno. Ma i governi democratici, con tutti i limiti che possono avere, si sono trovati di fronte a un'opposizione composta dai proprietari o dagli ex proprietari terrieri, da coloro che manovrano l'alta finanza in possesso dei grandi mezzi di comunicazione, di informazione, attraverso i quali fanno di tutto per mettere in cattiva luce i governi, stravolgendo direttamente le notizie di ciò che questi governi riescono a portare in porta, a termine. In piccolo abbiamo un esempio in casa nostra, con il giornale della famiglia Berlusconi, che accumula prove, accumula dossier, pronto poi a scatenarsi in direzione di quei personaggi che ritiene scomodi.